Allora, la situazione siriana sicuramente si sta riflettendo anche sul prezzo del petrolio, comunque sia, potrebbe riflettersi, come si concluderà, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la situazione siriana. Attualmente il prezzo del petrolio a quant'è, Pietro Albariciani? Allora, per quanto riguarda il WTI siamo ormai sulla soglia di 91,40, mentre su Brent stiamo landendo alla 107, insomma 106,95 al momento. Nel frattempo stanno uscendo anche le agenzie su sulla Spagna, comunque sia sui tedeschi, c'è Schaubel che ha detto gli aiuti adatti per stabilizzare le banche. Un'altra agenzia, Schaubel, per ritorno ai mercati serve la ristrutturazione delle banche, e dunque sembra che si avvicini, insomma, il via libera da parte tedesca per gli aiuti agli spagnoli. Sì, ripetiamo, è qualcosa di assolutamente auspicabile e che comunque i mercati già scontano come positivo. Ripeto, se ci fossero degli intoppi vedremo sicuramente un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'euro, se non altro. Allora, torniamo sul petrolio. Cosa può succedere su questo mercato? Quali sono i livelli interessanti? Allora, abbiamo già visto appunto come appunto la situazione siriana, ma non solo, sta impattando sulle quotazioni dell'oro nero, che da ormai una settimana è in costante rialzo. Siamo passati appunto nell'arco di 5 sedute da area 86,50 su WTI sopra l'area 91. Proprio oggi vediamo una poderosa accelerazione sopra comunque il supporto importante a 90,37. Se venisse destituito Assad, quali ripercussioni sul prezzo del petrolio? Allora, è chiaro che comunque a livello, diciamo, di semplice discorso diciamo di mercati, andrebbe a destabilizzare un attimo l'area, diciamo, è comunque qualcosa che spinge di alto le quotazioni, perché va a creare una situazione di incertezza in quell'area. Okay. Anche un qualcosa di relativamente piccolo, come abbiamo visto l'attentato in Bulgaria ieri al pullman israeliano. Al pullman israeliano ha comunque, diciamo, portato delle tensioni in un'area che sappiamo essere molto critica. C'è da anche da tenere a riferimento l'indebolimento del dollaro, poi stanno a impattare sulle quotazioni non solo del greggio, ma anche di tutte le altre commodities denominate. Insomma, ci sono tante variabili per poter fare la proiezione. Allora, ci sono tante variabili sicuramente in gioco. È chiaro che al momento tutte si stanno muovendo in un'unica direzione, cioè il suo rialzo delle quotazioni e del petrolio e anche di altre commodities, come appunto possiamo vedere l'oro. Adesso l'oro? Allora, l'oro è a $1,586 all'once, e anche oggi appunto sta performando una buona salita, però come dicevamo, se dobbiamo consigliare o comunque vedere un trend importante in alto, sicuramente sul petrolio, anche dato i cali che comunque abbiamo sperimentato negli ultimi mesi, sta performando un deciso rimbalzo. Ricordiamo che il WTI era sceso durante giugno, su minimi relativi molto importanti, sotto area 80, intorno ai $78, erano livelli che non si vedevano da parecchio tempo, per intenderci, erano sui minimi dell'anno, quindi un rimbalzo a questo punto ci sta tutto. Fa abbastanza, salta un po' all'occhio appunto la continuità con cui questo rimbalzo sta avendo atto, soprattutto anche con l'ulteriore, diciamo, accelerazione di oggi sull'RSI. Parlo sempre del magari WTI. Spieghiamo cos'è il relative trading. Sì, è un indice di forza che fa capire quanto uno strumento finanziario può essere ipercomprato o ipervenduto, cioè quando inizia a esserci un'accumulazione troppo forte, sia in caso di vendite sia in caso di acquisti. Ci stiamo rapidamente avvicinando appunto alla soglia di ipercomprato, sì, quindi è proprio un segnale forte, comunque long al momento, anche se ripetiamo, se dobbiamo dare appunto dei livelli soglia, siamo vicini appunto a un livello chiave importante, 91,50, che non solo a livello psicologico funge da resistenza chiave per questo strumento. Fa specie comunque come si stiano invertendo le medie mobili, sempre sul grafico daily del WTI, segno che appunto questa inversione di tendenza potrebbe essere non di breve durata, ma potrebbe poi spingere via via il petrolio sopra area $100, che comunque non è la quale siamo ultimamente abituati a vedere, diciamo, la materia di, il,
il greggio. Una cosa per certi versi anche auspicabile, non tanto per il valore in sé del petrolio, ma perché significherebbe che in un certo qual modo l'economia si sta riprendendo, la domanda di petrolio si sta riprendendo e quindi in generale l'economia insomma tornerebbe agli alzati. Senti, siamo in chiusura, manca un minutino, l'ultima domanda sull'evento in Europa, forse a cui tutti i mercati stanno attendendo, sia la riunione straordinaria dell'Eurogruppo. Di cosa discuteranno? Allora, l'importante non è... Cosa è una bella domanda, Quello che ci auspichiamo in questa sede, penso un po' dappertutto, è che si raggiungano delle decisioni concrete. Ormai, anche se si vuole passare a settembre, ci rendiamo conto che il tempo è sempre, il tempo a disposizione per fare qualcosa di concreto è sempre... Però da conto che io sento dire il tempo a disposizione sempre con me e ogni volta l'asticella si sposta sempre un po' più là, o l'Eurogruppo, no, o... Certo, però abbiamo visto comunque dichiarazioni forti come quelle spagnole di oggi ci fanno capire che la situazione effettivamente è grave, molto grave. Se potrebbe degenerare. Esatto, si è già rischiato con la Grecia, abbiamo visto... diciamo scenari abbastanza che fino a qualche tempo fa erano improbabili, dati quasi come certi. È chiaro, non vogliamo che questo succeda a paesi come la Spagna, il Portogallo, e poi dopo ci siamo noi, ricordiamo, non siamo nella loro stessa situazione, questo è il dubbio. Però abbiamo visto la speculazione colpire, diciamo, sì, ma non è che basterebbe, ti lascio con questa cosa. Magari regolamentare questi mercati un po' così come CDS. Allora, proprio oggi sì, era uscita una notizia, comunque una valutazione per quanto riguarda quello che dovrebbe essere il reale spread senza la speculazione per quanto riguarda il nostro... Quanto saremo? Sarebbe di 164 punti, ci sono 300 punti di troppo secondo Confindustria. È chiaro, è una valutazione di parte, Confindustria italiana. Però insomma, se non sono 160, non riesco a fare, però sicuramente, diciamo, ci fa capire quanto la speculazione in questo momento ci stia dando contro. Pietro Alda Ricciati, è stato un piacere averti qui in collegamento con noi, grazie mille Pietro. Grazie a voi. Bene, l'appuntamento con Global Market come sempre tornerà giovedì prossimo alle 14:30. Grazie a tutti, arrivederci.